adesso è giunto il momento di chiamare qua a carta mail il padrone di casa, perché il collegio FIAIP Napoli, che ha rappresentato e rappresenta sicuramente uno dei cardini della nostra federazione, e quindi chiamo a carta mail Claudio Matarazzo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Napoli. Ovviamente, come diceva il nostro sindaco, per noi, per me in particolare, è un onore avere questo evento qui a Napoli, che non è stato diciamo mai fatto in 40 e passa anni di federazione. Abbiamo avuto un evento a Sorrento, ma a Napoli è la prima volta, quindi immaginerete come, come dire, come posso essere emozionato con questo evento. E che dire, l'assemblea di metà mandato è un'assemblea nella quale si fa il punto della situazione, si fa il punto di quello che si è fatto in questo PF insieme al nostro presidente Gian Battista Barcarini e alla squadra che abbiamo tutti noi votato nel settembre del 2017. Per quanto riguarda il lavoro che è stato svolto dal mio collegio, dal collegio che mi onoro di presenziare, vi dirò brevemente cosa è stato fatto. In realtà, al di là degli innumerevoli corsi di formazione che oramai vengono calendarizzati ogni anno, e mediamente ne facciamo dagli 8 ai 9 corsi, che comunque rappresentano per noi diciamo lo zoccolo duro dell'attività del provinciale di Napoli, in quanto oramai abbiamo compreso che l'agente immobiliare o si qualifica, si eleva professionalmente oppure non ha storia, per cui noi consideriamo la cultura e la formazione come un elemento dominante, il primario elemento per quanto riguarda l'agente immobiliare, la crescita professionale, in modo tale che non venga considerato né come un gregario né come una riporta, ma come in realtà un autore della transazione immobiliare. E oltre questo abbiamo costituito sempre in questo biennio FIAIP Donne e FIAIP Giovani, che sono in realtà dei momenti, sono stati dei momenti di coesione, di squadra. In realtà, nel senso che c'è stata oggi, in base a queste due iniziative, abbiamo il consiglio molto compatto e molto unito, e c'è stato lo sportello della prima municipalità di Chiaia, che è stata un'iniziativa che per noi rappresenta un fiore all'occhiello, nel quale in realtà noi ogni giovedì andiamo a fare consulenza gratuita ai cittadini. Altro fiore all'occhiello per quanto riguarda noi, in realtà, è stato la partecipazione alla consulta delle costruzioni di Napoli, grazie ad ACEN. In realtà facciamo parte anche noi come FIAIP Napoli di questa consulta, che raggruppa 25 sigle professionali, tra attività imprenditoriali, tra attività professionali, sindacali, proprietà edilizia, e sostanzialmente si cerca di partorire delle idee, dei progetti per il benessere del comparto. Quest'anno è stato fatto anche il convegno sulla riforma dell'agente immobiliare, della professione dell'agente immobiliare, e la presentazione dell'osservatorio immobiliare, dopo tanti anni che non si faceva, perché partecipavamo alla Borsa Immobiliare di Napoli, che purtroppo è stata chiusa. E questo lavoro, che poi alla fine c'è anche una guida all'acquisto e potete trovare anche delle copie del nostro stand, è stato abbastanza impegnativo, diciamo, anche perché Napoli non è come tutte le altre città, nel senso che non abbiamo il centro, il semicentro e la periferia, ma abbiamo una serie di zone eterogenee, per cui addirittura a noi capita di avere delle valutazioni diverse da marciapiede a marciapiede. Che dire, il lavoro dell'agente immobiliare a Napoli non è sicuramente un lavoro facile,
perché proprio dovuto a questa eterogeneità di zone, cioè noi ci troviamo ovviamente a trattare con lo stesso impegno la vendita dell'immobile di prestigio a Posillipo, oppure la villa con discesa a mare chiaro, oppure anche il passo alla sanità, che insomma, voglio dire, rappresentano tanti, tanti aspetti diversi della napoletanità. Un cenno relativamente all'inizio della nostra attività, a Napoli, vi parlo, risale al 1611, ovvero quando il viceré Pedro de Castro, se non ricordo male, istituì il 4 maggio. Il 4 maggio noi napoletani ovviamente lo conosciamo tutti, cioè è il giorno in cui si decise di fare il trasloco, ovvero sia gli inquilini che dovevano lasciare la casa il 4 maggio, entro le ore 18, per ordine del viceré, dovevano lasciare la casa e subentrare un'altra persona. E questo ovviamente comportò la nascita, diciamo, della figura dell'agente immobiliare, del sensale, forse è meglio dire, che si prodigava tramite compenso, chiaramente, a cercare una nuova sistemazione per l'inquilino scappato. Quindi diciamo che il nostro iter di attività immobiliare risale a quella data, cioè il 1611. E questo è uno, diciamo, delle tante cose che riguardano Napoli e degli stereotipi di Napoli, perché se si parla del 4 maggio si parla di confusione. Tante volte parlare di Napoli si pensa immediatamente, anche forse qualche volta da un punto di vista dispregiativo, a tutti gli stereotipi che rappresentano Napoli. La mozzarella, la margherita, la pizza, che dire, la smorfia napoletana, la tarantella, insomma sono tutte cose che si associano alla città di Napoli. Però è anche vero che a Napoli ci sono stati tanti primati che noi vantiamo, a partire dal 1300, dove c'è stata la nascita della prima banca, io non ricordo neanche tutti. 1500 c'è stato la costruzione del primo ospedale degli incurabili su Napoli, nel 1700 il teatro San Carlo, che è il teatro più antico d'Europa addirittura, nel 1839, la ricordo bene, questa è una data che è stata festeggiata anche dal nostro presidente Mattarella, la prima stazione ferroviaria. Quindi tutto questo per dire che comunque Napoli chiaramente presenta anche delle eccellenze, non solamente la pizza e il mandolino. Concludo ringraziando innanzitutto il sindaco per la presenza, per non mi senta, perché comunque la sua presenza mostra interesse al nostro settore, contrariamente al governo centrale. E vi dico che abbiamo uno stand all'entrata, per cui siamo disponibilissimi e pronti per dare tutta l'assistenza possibile e immaginabile a voi tutti. Abbiamo delle guide, abbiamo insomma una serie di cose che possono aiutare la vostra permanenza qui a Napoli. E basta, vi ringrazio tutti per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e viva la FIAE. La volta del presidente regionale della campagna, Salvatore Mirabile, che è anche il presidente di giunta nazionale. Ogni appuntamento della nostra giunta abbiamo due giorni gomito a gomito, vero? E troppo, assolutamente sì. A te la parola. No, l'abbiamo messa anche più giovane, quindi cioè, è quello che. Va bene, benvenuti a tutti a Napoli e benvenuti in Campania. Il mio vuole essere, deve solo essere un intervento di salute e di ringraziamenti.
ringraziare innanzitutto l'intero comitato esecutivo che ha scelto appunto la città di Napoli e anche questa location che è abbastanza importante, prestigiosa, e poi accenderò qualcosa alla location. Credo che abbiate scelto, abbiamo scelto la città di Napoli non solo per il lavoro che ha svolto il Collegio Provinciale di Napoli, che piacere dedicava le cose che hanno fatto in questa città come collegio, ma credo anche in tutta la regione, però io volevo approfittare dell'occasione per ringraziare anche tutti i colleghi che prima di noi, vale a dire dalla costituzione della FIAET 40 anni fa in Campania, si sono impegnati appunto ad organizzare e a fare crescere la FIAET in Campania. Mi riferisco ai colleghi, scusate se ne dimenticherò qualcuno, ma è la giusta occasione per citarli: Sandro Moli, Massimo Leone, Nico Cascone, Fortunato Donnabella, Giannico e tanti altri, Castellano, anche se ancora oggi da posizioni diverse ci aiutano, comunque ci danno ancora una mano, era doveroso e l'ho fatto. Parlavo della location, questa è una location molto prestigiosa, molto importante anche dal punto di vista storico. Dovete sapere che sotto i nostri piedi, nell'ottavo secolo avanti Cristo, parto da lontano, ci fu il primo insediamento greco, almeno per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, e si chiamava Partenope, ecco perché Napoli è la città partenopea. Quindi si presume che da qui siano partiti i primi vagiti della democrazia, diciamo, no? E della civiltà che poi si è sviluppata in tutti i paesi. Dovete ancora sapere che qua, proprio di fronte, dove stanno costruendo la metropolitana, sono state rinvenute 5 navi di epoca romana, che diventeranno poi fruibili a tutti, a chi usufruirà della metropolitana, e anche da qui si capisce subito che da qui sono partiti gli interscambi, no, commerciali, i traffici commerciali, soprattutto con i paesi dell'Asia, con i paesi del Medio Oriente. Quindi civiltà, democrazia, interscambio. Badate bene a queste parole che poi ci ricordano in mente alla fine. E nel 1879, ho studiato, mi sono preparato, questo era l'unico sito illuminato, cioè la città di Napoli era completamente al buio. Questo tramite questo sito, tramite una innovativa per l'epoca centralina elettrica, appunto forniva energia a questo sito, quindi innovazione, democrazia, sviluppo, interscambio, innovazione. Questa la sapete tutti perché è più contemporanea, il primo trentennio del secolo scorso, da queste stanze sono partiti con transatlantici di fabbricazione italiana, circa 5 milioni di italiani provenienti dalla maggior parte dal sud Italia per cercare lavoro, fortuna negli America in generale. Ecco, hanno esportato passione, impegno, ingegno, l'italianità nel mondo che ancora oggi si vede con gli italiani, gli italoamericani di ultima generazione, e sono diventati importanti, si sono affermati nel campo dell'arte, del cinema, della musica, della politica e dell'imprenditoria in genere. L'ultima cosa che vi dico, poi non vi faccio sapere più nulla, è che nel 1964, sempre da queste stanze, imbarcata sulla Cristoforo Colombo, è stata imballata e portata a New York per essere ammirata ed esposta all'Expo del 1964 di New York. E parlo della più grande opera d'arte che teniamo in Italia, io credo anche nel mondo, la Pietà di Michelangelo. Quindi tutte queste cose che dicevo, d'accordo, quindi civiltà, innovazione, interscambio, arte, cultura, ingegno, impegno, italianità, io credo che non siano parole del passato, di secoli fa, ma se li vediamo bene, li leggiamo bene, sono attuabili anche nella nostra professione. Quindi l'augurio che io vi faccio è quello che innanzitutto nella nostra professione trasmettiamo questi valori, questi principi, queste parole d'ordine che ho detto pure, perché comunque facciamo e svolgiamo un'opera sociale importante nel territorio, e l'augurio che vi faccio è che in questi 3 giorni di dibattito intenso, di workshop, di iniziative, di conferenze, lo stesso mettiamo come principi nelle discussioni queste parole che vi ho detto. Quindi grazie di essere venuti a Napoli, spero vi troverete bene, per chi vorrà restare in tutta la Campania. Grazie a tutti e viva la festa.